volta. Ciao ragazzi e ben ritornati su Ivy Rain. Paco, che c'entra Paco? Allora aspettate. Allora, l'ultima volta, calmatevi tutti. L'ultima volta abbiamo interrogato un altro tizio ancora e abbiamo scoperto delle cose che io mi sono già ricordato, quindi andiamo bene. Ah no, me le sono appena ricordate, ma vabbè, le scoprirete guardando il mio precedente video di Ivy Rain. Mamma mia, andiamo avanti. Ne sei proprio sicuro? Ne sei ancora sicuro? Ma chi è Paco? Non l'ho capito io. Ma questo è lo stesso posto dello scorso episodio. Sì ragazzi, è lo stesso posto dello scorso episodio. Mi ricordo la tizia che picchia quello. Ancora sta ballando allo stesso modo. Riciclano le persone. Guarda, è sempre quella dello scorso episodio che picchia il tizio invece di ballare. Vabbè. Stai parlando? Non lo voglio sapere. Ma qualunque cosa sia, starà tirando l'attenzione. Allora, sì, questo è lo stesso posto intanto di quello là, quindi dovrei sapere più o meno dove si trova Paco, immagino. Se si trova ancora al piano di sopra. Teoricamente era lì. Paco, mi ricordo che non era una brava persona. Ma c'è qualcuno che gli mira la pistola! Si vede l'ombra! Ma non possiamo essere noi, perché noi ce ne siamo andati, ragazzi! Noi ce ne eravamo andati l'ultima volta. Salve! FBI! FBI! Distruggiamo tutto. No, ok. Entro. Ok. Va bene, vediamo chi è. Corriamo, potrebbe essere a tempo, ragazzi. Sbrighiamoci. C'era uno che gli mirava la pistola. Ciccio, preparati! Ora entro, basta, mi sono stufato già. Vai, entra. Perché piano? Cosa fai? L'hanno ucciso, credo. Non è che mi dispiace tanto se l'hanno ucciso. Sì, l'hanno ucciso, no. Però non mi dispiace tanto, Ma un poco se l'è meritato, secondo me. Anzi, recente così, tranquillo. Lui ne avrà visti tipo di omicidi 550. Chiedere aiuto all'improvviso, così è partita l'azione. No, ok, muori. Uomo mascherato schifoso. Ok, scusate il microfono, aiuto. Mamma mia, ipervelocissimissimo. Mamma mia, no, l'ho fatto comunque. Però questa aggressività è aggressività estremissima. Aiuto, quella non l'ho tirata fuori. Non l'ho visto, onestamente. Ho spinto. Mamma mia, non si usa così il sacco da box, per quanto ne so io. Poi non sono uno che si allena così, tipo, però ok. Che aggressivo che è il signore. Manco la conosco. Aspetti, possiamo parlarne. Ma mi ha tagliato con quella katana, perché sono sporco di sangue. Aio, vabbè. No, l'acquario. I pesciolini. Com'è possibile? I pesci. Ma non ti senti un poco in colpa? Non ti senti in colpa per aver ucciso i pesci? No, questo morirà malissimo perché ha ucciso i pesci. Ma chi è questo? Non è che l'assassino dell'origami, sicuro? Niente. No, cioè, devo tenere premuto. Sono stupido. Ok. Sì. I pesci. Chiama un'ambulanza. Ma non per il tizio che l'hanno sparato, per i pesci. Ma dai. Ma i pesci sono... Mamma mia. Ma i pesci. Ciccio, come puoi non sentirti in colpa per i pesci? Gli occhiali. Non mi dire che ce li ha rotti, perché poi mi arrabbio. Cioè, più per i pesci, onestamente, però pure per gli occhiali. Ok, ora li possiamo mettere, non è che ci sbuca di nuovo da dietro. Cioè, non si sa mai, non si sa mai. Va bene, che cos'è? Ah, è vero che possiamo analizzare, vai. Sì, è partita tutta la scena, vabbè. Ok, vediamo che succede qui. Madison Page. Che ci faceva qui una giornalista? Aspetta, Madison Page non siamo noi? Siamo noi, credo, Madison Page. Sicuro siamo noi. Feromoni di orchidea. Quel cazzo di assassino di origami. Sì, è lui. Avevo ragione. C'è qualcos'altro?
No, non te li devi togliere. Ok? Su di lui analizziamo prima. Dritto in mezzo agli occhi. Morte istantanea. Ma in realtà è sulla fronte. Cioè, è un poco sopra. Mamma, va morte istantanea. Ma non l'avrei mai detto. Ma senza quegli occhiali non ci sarei mai arrivato neanche io. Cioè, la tasca del soprabito. L'ho strappato durante la colluttazione. Due mamma mia. Della stessa stazione di servizio. Interessante. Ah, interessante. Ma c'è anche una pistola? Che vuol dire? Un proiettile forse? Calibro 45. Il calibro 45. Va bene. Paco Mendes non era un santo. La sua fedina penale sembra un elenco telefonico. Addirittura, che avrà fatto? Oltre a quello che avrà fatto a noi. I pesci! Guarda, ce li analizza pure il gioco, i pesci. Si sentono in colpa pure gli sviluppatori per averli fatti morire. E quindi hanno messo i pesci. Ok, la puzza delle scorregge ci mandano direttamente a quest'altro indizio. Che è un pennare... No, di è un cacciavite. Madison Page. Madison Page. Potrebbe essere un testimone. Vabbè, io non sono qua, quindi non sono un testimone. Sì, Madison Page credo di essere io, comunque. Vai. Non c'è nient'altro? Mi sa che abbiamo finito. No, qualcos'altro. C'è la lampada che abbiamo usato. Madison Page, aspetta. Sì, eccolo là. Che poi la si chiama Prige. Ah no, Page, sono stupido, non so leggere. Vabbè, almeno me ne sono accorto, dai. Ok, togliamoci questi occhiali. La pistola, cioè, è nostra questa, giusto? Dai, prendi la pistola. Ok, possiamo andare. Credo, se non ho lasciato niente in sospeso. Assassino, pensieri. A pensarci bene, è proprio una situazione di merda. Ma, vabbè, comunque no ragazzi, comunque, ora che ci fate caso, intanto dacci un'altra pistola. Però ora che ci fate caso, cioè, noi abbiamo pensato nel nostro pensiero. Cioè, abbiamo pensato ai pensieri, mamma mia. Una pistola. Cos'è? La vuoi perquisire con gli occhiali? Che poi perquisire, proprio quello facciamo noi. Allora, vai, mettiti sti occhiali, abbiamo capito. Sì? Sì? No, così te li togli, quindi... Devo... Aspetta, analizziamo. C'è una pistola chiaramente a terra, prendila. Cosa fai? Analizzala, fai quello che devi. Ok, l'ho trovato. Finalmente. Una 45 semiautomatica. La pistola dell'assassino. Non era la nostra. La nostra, se non sbaglio, non era questa. Se non sbaglio. Poi conosciamo tutti la mia memoria. Infatti non la conosciamo perché non ce l'ho. Però ok. Andiamo. E poi credo di essermela portata. Poi non so. Però cioè, mi sembra strano. Ok. Dove sono gli altri? Che è successo? Che cioè, ma scusami, ma il cadavere c'è? Sì che c'era, sto dicendo. Dove è finito? Ah, eccolo. È una domandina. Diceva il tizio che è entrato qui. Mi spiace, non parlo con gli spizzi. Apri bene le orecchie, brutto. Perché io non ho tempo da perdere. Conosceva quel tizio. Ho capito! Non ho tempo da perdere! Già, lo conosci? Cioè. Se non risponde così noi glielo chiediamo gentilmente. Ah no, ok, ce l'ha detto, perfetto. John? Conosciamo un certo John, ragazzi? Ragazzi, vabbè, con che voce l'ho detto. John chi era? Aspetta, no, non mi ricordo, forse l'ho già sentito, forse. Non mi ricordo se l'abbiamo già incontrato. Dobbiamo fare qualcos'altro? Troppo caino. È solo un freddo. Meglio tornare in albergo in fretta. Ok, torniamo in albergo prima di morire, malissimo. Ora ragazzi troveranno sicuramente il cadavere e ci fermeranno. O qualcosa del genere almeno. Il bastardo mi ha quasi rotto l'osso del collo. Chi? L'assassino. Ok. Toglietevi come al solito, non mi fate passare, schifosi che ballate, che poi manco sapete ballare. Ma state pulendo l'aria o state ballando? Non ho capito. Vabbè, da qua non si può passare. Ok, no, toglietevi schifosi. Ok, no, ora succede qualcosa, mi sembra strano che non succeda nulla. Forse non succede davvero nulla per la prima volta, sapete? Non è successo nulla!
questa è magia nera. Io pensavo di sentirmi male, aver bisogno della trip coin, quella roba. Vabbè, pensavo male, io già... Ok, pensavo già io ho il peggio delle situazioni, tipo la mia morte. Invece no, niente, ce ne siamo andati tranquilli per la prima volta. Ok, ora siamo il padre del tizio del... I tizi del... Vabbè, il tizio. Insomma, avete capito tutto. L'ultima volta con lui avevamo ucciso un tizio, perché era un'altra delle sfide dell'assassino dell'origami, che noi pensiamo di essere noi stessi, ma secondo me non è, però potrebbe, per quanto ne sappiamo. Ethan. Però tipo, secondo me una notizia del genere, tipo, l'avrebbero data alla fine del gioco, tipo, avrebbero detto sono io l'assassino. Ecco, tipo per fare, no, quella scena di che non mi viene la parola, però quella scena di stupore. Quindi basta fare... quindi niente, vabbè. Non aveva scelta. Non sei tu l'assassino dell'origami, Ethan. Non sono io. Non sei responsabile per quelle morti. Che bello. Posso provarlo. Può provarlo. O provare a provarlo. Non cambierebbe nulla. Provare a provarlo. L'unica cosa che conta è salvare Sean. All'inizio avevo capito l'ultima cosa che conta. Ma come? Allora perché stiamo facendo tutto questo? Ma no! Ma, non baciare. No, non baciare. Non posso. Non ora. Scusami. Non intendevo. Perfetto. Comunque sì. Sì, invece che intendevi. Comunque devi provarlo. Ho detto, posso provare, non lo provi, non ci provi neanche a provarlo. Cioè, provalo almeno, no? No, ma provalo se puoi provarlo, se puoi provare a provarlo e vabbè, la smetto. Qui io ho finito. Me ne torno a casa. Ok, torniamo a casa, ragazzi. Dov'è casa nostra? Vedete la mia memoria, idiota? Sto cercando di salvare suo figlio. È braccato dalla polizia e io cerco di baciarlo. Sarò stupida. Ma un pochino, ma secondo me... Oh, forse era dall'altra parte del mondo. Sicuramente era dall'altra parte del mondo, ragazzi. Vediamo. Ah, non so manco dove è lui. Quindi figuriamoci se so dove sono io. Allora, aspetta. Forse 207. Qual era il numero? Rimorso. Come ho fatto a credere che lui provasse qualcosa per me? Vabbè. Ciccia, non so dove devo andare. Spero che riesca a dimostrare la sua innocenza e che trovi suo figlio ancora vivo. Va bene, ma non so dove abiti. Capisci? Io mi ricordo tipo 207, 202, una roba del genere. Questa è 207. E non la possiamo aprire. Quella è 206, immagino, questa qua. No, 205. Regia, si è scordato un numero. Ah, no, non ve lo siete. Quindi questa dovrebbe essere la 203. Giusto? No, ma non c'è manco la porta. Scusate, telecamera, grazie. 203. Qui c'è un problema di fondo, ma vabbè. Questo cos'è invece? 201. Ma vi mangiate i numeri voi? C'è un problema qui. Se vi mangiate i numeri alla fine, lo sapete, vero? Ok, ho visto il mio vecchio video in cui ci dicevano qual era la stanza. Era 201. Mi hanno mentito. Era questa, ne sono sicuro. Ho guardato. Scusami, tornare a casa. Ah, forse tornare a casa in senso casa a casa. Può essere casa a casa. Se no ci tornava da sola, perché fare, cioè, sta poca strada. Ragazzi, può essere, se non ci fa entrare nella sostanza, se è quella. Perché conoscendomi non so manco leggere, quindi figuriamoci. Cioè, potrebbe anche essere... Ma se io premo soltanto questo tasto, lei cammina dove deve andare? No, cammina a vuoto, ottimo, stavo andando a vuoto. Allora, proviamo allora ad andare, no? A tornare a casa nostra. Salve a voi. C'è un poliziotto che ci va. Noi non conosciamo nessuno. Questo è quello che ci aveva. Inizio. Che ci aveva visti. È già. Un'incursione a sorpresa. Sì, comunque dovevamo tornare a casa, credo. Dovevamo tornare a casa. Qualcuno è andato lì, l'ho visto, erano in due ed erano strani. Devo fare? Devo chiamare a Ethan, tipo? Che devo fare? Salve signor poliziotto.
Scusi, ma non può salire. È in corso un'operazione di polizia. Ma io sto andando nella mia stanza. Dovrà attendere. Schifosi, fatemi salire! Posso entrare nella stanza? Avevano mostrato un qualcosa. Sono nel panico. Perché sono sceso? Che devo fare? Devo salire! Ah, là c'è la prima camera, mamma mia. Scusi, ma non può salire. È in corso. Ma io devo andare. Devo andare! Ma io sto andando nella mia stanza. Dovrà attendere. Maledizione, non posso attendere! Cretini! Ci deve essere un modo per avvertire Ethan. Devo chiamarlo al coso! Pensa. Ok, devo chiamarlo al coso! Devo chiamarlo al coso, ragazzi! Devo chiamarlo... Sto morendo, perché... Andiamo. Ok, posso entrare da qua! Che cosa succede? Mi scuso! Fantastico. È come essere in un film. Non è incredibile. L'assassino dell'origami ha preso una stanza qui. Ma davvero? Si era registrato con un nome falso. Ma io l'ho riconosciuto lo stesso. Ma perché con un nome falso? Che ne sai tu che nome ha? È vero si era registrato con un nome falso? Non lo sappiamo questo. Ma qual era quel dannato numero? 207 se non sbaglio. Dai, dimmi che era 207. Perché mi fate le cose sulla memoria? Che io faccio schifo. E Ethan! Sono nel motel. Devi andare via. Dimmi che Ethan. Dimmi tipo sbagliato. E tipo mi arrestano. No, 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 era la stanza giusta. Era la stanza. L'ho avvertito ormai. Non è una buona idea, ok? Non mi puoi sparare! Non sono armato! Forse! No, in realtà sì, tantissimo sono armato! Ma non ti sparerei! Mamma mia! Voi non siete dei veri parkouristi schifosi come me! Quindi non potete fare queste cose! Ora gli entra la SWAT in casa! Si era buggato! E mi ha fatto una mossa automaticamente! Bene, ne sono felice! Vai là! No, non andare là! Stavo scherzando! Sono ferito! Non mi potete ringraziare! Vabbè, sono ovunque! R2 R1. Vai. Vabbè, queste cose ogni volta. Ok, vai. Siamo sul tetto. Pure loro. Dai, ce la puoi fare. Aiuto. Ok, vai là. Dai. No. Ho premuto tutto a caso. Ok. Ok, vai, ce la fai. Aiuto. Troppo vicini. Aiuto. Spazio personale. Aiuto, c'è il coronavirus. Non vi potete avvicinare. Non vi potete toccare. Che ansia. Perché rido se sto morendo dentro? Aiuto. Oh, mamma mia, ho paura di fallire. Conoscendo mi succederà. No, salve. Allora, è finita. Il ginocchio e mani sopra la testa. Ma muoia malissimo. No, no, no. Non puoi scappare. Sei circondato. Vedrai. Saltare. Sono stupido. Ma non muoio se salto. Non sono morto. Forse. Ma se quello è stupido si mette a parlare! Ma scusami, miralo, no? O prendilo, buttalo a terra, ma ammanettalo, fai di tutto, no, si mette a parlare. Allora, tu sei in arresto, quindi ora mettiti in ginocchio. Taxi! Ora ma mi ha investito, ma è un cretino sto taxi! È un cretino il pilota di questo taxi! Ma gli sto rubando il taxi! Io ho rubato il taxi! Ma cosa? Ragazzi, questa è una cosa che potete fare davvero. Cioè, se avete fretta e il tassista è uno che guida piano piano, poi fermate il taxi e glielo rubate. Cioè, capite? Funziona così. Che poi mi ha pure investito. Perché si è seduto a terra? Ma cosa? Si è seduto a terra? Ma si è seduto a terra il tizio del taxi. Il taxista.
Vabbè, per oggi direi che possiamo concludere qui il video. Questo episodio è stato pazzo, non ho capito niente. Trofeo guadagnato, maestro della fuga. Per oggi direi che possiamo concludere il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Da Fabrix Gamer è tutto. Ciao, ciao. Chi era Scott? Ah, vero, lo Scott, no, quello era il... Vabbè, non importa.